Tre giorni per riflettere su temi attualissimi attorno a una figura del passato che però è più che mai presente, Don Primo Mazzolari, il cui processo di beatificazione va avanti con il primo postulatore, Don Bruno Bignami, che ha chiuso la tre giorni mazzolariana a Bozzolo. Don Primo Mazzolari ha avuto l'animo da contadino, cresciuto in cascina, ha avuto sempre un occhio di riguardo verso il mondo della terra e verso questi territori che della terra hanno fatto la loro esperienza di vita, il loro vissuto quotidiano. E la cosa bella è che Mazzolari ha letto dentro i vissuti e dentro anche i problemi della terra. La condizione pastorale, cioè come un prete poteva avere a cuore la vita delle persone e come la terra, nella terra il seme germoglia, cresce e porta frutto, così anche nei rapporti pastorali e nei rapporti tra le persone c'è sempre una capacità di seminare, di crescere e di far crescere e di portare frutto. Temi attuali, si diceva, toccati dai vari relatori di primissimo livello, invitati dall'associazione Isacco che ha organizzato l'evento attorno al momento clou della messa domenicale. Da un lato la comunicazione, anche all'interno della chiesa e della diocesi, dall'altro la figura della donna nella chiesa. Don Primo voleva che il messaggio evangelico arrivasse ai lontani, quindi è un tema che anche oggi si propone, perché il numero delle persone che frequentano la Chiesa è sempre più ridotto. Non esiste in maniera esplicita nelle scritture un divieto no, di assegnare un ruolo di autorità alle donne. Probabilmente nel tempo si è radicato nella prassi, nell'abitudine, una divisione nei ruoli di potere tra uomini e donne. Oggi, ultimo giorno, si affronta il tema della sostenibilità ambientale, un tema di grande attenzione che già Don Primo aveva, come dire, colto, scrivendo appunto Cara Terra, un testo in cui pone a tema le questioni ambientali e il rapporto tra l'uomo e il creato.